4-5 rimbalzi sul ferro e il Natale diventa di colpo indimenticabile. Con Santa Claus alle porte, un muro chiamato Venezia da superare, la Giorgio Tesi Group ha compiuto l'ennesimo miracolo, giocando una grande partita per poi farsi dare una mano dalla dea bendata sull'ultima conclusione da 3 punti di Phil Goss. Un pizzico di fortuna che fa sempre bene e che comunque ha premiato una squadra di audaci, capaci di conquistare 9 successi in 13 partite, di tornare in testa alla classifica e per la prima volta nella storia di accedere alla fase finale di Coppa Italia. Abbiamo cominciato a parlare di Final 8, credetemi, 15 giorni fa, non prima, quindi veramente, o perlomeno, io non so, io parlo di quelli con cui mi incrocio nel corridoio o nell'ufficio. Poi è chiaro, l'entusiasmo è una cosa che deve stare al di fuori dal corpo operativo del club, ed è giusto che ci sia, perché poi quell'entusiasmo lì si percepisce ogni 15 giorni qua dentro, in questo catino meraviglioso che io non lo so, ogni volta è un'emozione nuova, veramente. Peccato, noi abbiamo sbagliato l'ultimo tiro, poteva andare dentro e avremmo raccontato la stessa partita, però con un umore diverso. Però questa è la pallacanestro e quindi dobbiamo essere capaci di accettare il risultato e cercare di recuperare i punti che non abbiamo preso qui nelle prossime partite. Questa è tanta roba, siamo stati anche fortunati per gli altri fattori sul campo, quindi siamo tornati a essere primi e questo è sicuramente un buon risultato. Abbiamo avuto, secondo me, in questa partita un piccolo calo fisico durante il terzo quarto, che poi si è riuscito a gestire bene con la testa e si è riuscito a rimanere lì con la pressione e la lucidità contro una squadra di tanto talento. A proposito di Natale, neppure il tempo di mangiare una fetta di panettone, che c'è subito da pensare alla trasferta di domenica a Sassari contro i campioni d'Italia del Banco di Sardegna, che nell'ultimo turno hanno strapazzato Reggio Emilia. Ovviamente ci sarà la diretta su TVL a partire dalle ore 18.